Mi chiedono di fare outing, ma perché devo accettare l'idea di essere omosessuale quando so che ho amato e continuo ad amare le donne? Lo rivela Renato Zero, che però precisa: se arrivasse un uomo e mi provocasse un trauma formidabile, non vedo che cosa ci sarebbe di male a starci insieme. Sul sesso dice: attribuirgli tanta importanza è un paravento per certe nevrosi. Se non viene l'erezione, bisogna essere liberi di non scusarsi. Ammette di non essere mai finito nei letti giusti. Ora dormo solo in un letto matrimoniale, non si sa mai, prosegue il cantautore che il 30 settembre festeggerà i suoi 60 anni. I tempi della stravaganza sono finiti, in ogni caso non ci si traveste come Renato Zero per paraculaggine, ma conclude per una sorta di riscatto per chi, come me, viene da una zona d'ombra.